con il paese vicino a noi, sicuramente riusciamo a dare di più. E voglio dire anche, vorrei, non pretendo, ma vorrei qualche bambino di più, dicono Baroni, in più, perché i bambini ci sono, visto, però non sono molti qui a Colombarone che fanno musica. Io direi di provare, i genitori magari intanto di spingerli un attimo, poi se gli piace vanno avanti, se non piace niente. Però intanto di proporli ai genitori, nonni, diciamo, anche al campo della musica, perché come dicevi Don, la musica è una cosa bella, la musica è un amore che uno fa da dentro e poi non lo perde più. Niente, non vi prendo più tempo, anzi vorrei invitare qui un attimo, abbiamo l'assessore Comunipeso, il dottor Coraducci, se vuol dire due parole anche lui che rappresenta il Comune di Pesaro. Brevemente, buongiorno a tutti, due parole solo per ringraziare a nome dell'amministrazione comunale la comunità di Colombarone, perché ha dato origine e mantiene una struttura musicale veramente così importante e significativa, importante per la città di Pesaro tutta, perché Pesaro è vero che è la città della musica, ha tante strutture musicali, però una banda musicale che fa cultura popolare, che unisce appunto la musica colta con la musica per tutti è veramente importante. È importante anche a livello personale, perché la musica è una strada per ritornare verso il cielo, da dove tutti noi siamo venuti e un domani andremo, ma è anche un appuntamento e un impegno sociale, perché la banda musicale scandisce i ritmi della vostra comunità soprattutto. Quindi è un segno, è una presenza che dal 1929 si perpetua fino adesso, fino ad ora, e continuerà con il vostro sostegno a perpetrarsi anche per gli anni futuri. Purtroppo l'amministrazione comunale fa poco per la banda musicale, nel senso che non dà sostegni economici, non dà contributi, gli dà quel po' di aiuto che consiste in quello che lo sapete della madre, e cerchiamo di fare comunque sempre meglio. Grazie a tutti, grazie qui della comunità, grazie al direttore che è competente, ormai lo conosco da tanti anni, grazie a tutti i musicisti, dall'ultimo arrivato al più anziano, e grazie anche in maniera particolare della madre, che è un po' anche l'anima veramente della banda. Grazie a tutti, buon proseguimento.